Ragazzi, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo sarà un tutorial su come creare un effetto acqua, uno stile effetto acqua. È un tutorial molto semplice, spero che lo riusciate anche voi a fare. Andiamo avanti, iniziamo con il tutorial. Apriamo Photoshop, andiamo qui, andiamo a File, nuovo documento e andiamo qui su Personale. E qui su Personale noi gli diamo in centimetri, che è più facile capire le misure, e gli diamo una larghezza di 15 e un'altezza di 5 o 7, quello che volete. Risoluzione va in base al vostro utilizzo. Se dovete creare questo file per il web, vi consiglio di dare una risoluzione bassa, quindi gli date 72, 100, quello che volete. Se invece va fatto per la stampa, va utilizzata una risoluzione più alta, e quello va in base a quello che proprio vi interessa, se dovete usarlo per una locandina, per un documento, comunque per la stampa. Però molto importante è il metodo di colore. Per fare questo effetto abbiamo bisogno del colore RGB, perché per creare determinati tipi di effetti abbiamo bisogno di questo colore. Però se dovete poi utilizzarlo per la stampa, successivamente ricordatevi che dovete passare in CMYK. Ok, continuo di sfondo, gli lasciamo bianco e andiamo a dargli ok, ecco il nostro documento. Ok, io gli ho dato questo perché scriverò una semplice frase, poi voi dovete realizzare, decidere voi quello che dovete scrivere. Ok, prendiamo l'attivitesto e andiamo a cercarci un carattere che non sia a linee dritte. Io utilizzo il Comic Sans, che dovreste avere tutti quanti più o meno nel computer. Se non avete il Comic Sans, potete usare un altro carattere. Vado qui e mi scrivo acqua. Ok, qua gli cambio il colore in questo modo, così che vado a scrivere acqua. Ok, ingrandiamo questo carattere in questo modo, in modo che è più facile da lavorare. Ok, ci selezioniamo questo livello, lo duplichiamo e nascondiamo il livello di sotto, che abbiamo un livello in più. Ok, andiamo su questo, gli diamo tasto destro rasterizza. Sul rasterizza adesso prendiamo il pennello e prendiamo un pennello dalla punta netta e creiamo varie dimensioni. Creiamo un pallino qui, andiamo qui, diminuiamo, mettiamo un pallino qui, potete anche creare in questo modo una goccia. Andiamo qua, prendiamo un'altra dimensione. Decidete voi quanti pallini fare. Fatto questo, adesso andiamo qui su questo livello, qui su filtro, sovrapposizione colore, e gli andiamo a dare un colore grigio, un grigio un po' più scuro, vedete? Gli diamo ok, poi andiamo su smusso e rilievo e qui gli diamo smusso interno, qui gli diamo tecnica arrotonda e qui gli lasciamo una profondità anche bassa. L'importante è andare, vedete, a lavorare sull'attenuazione. Deve venire, vedete, questo rigonfiamento interno, e andiamo a dare anche la dimensione. Qui su metodo luce gli diamo un grigio più chiaro, non proprio bianco come sta fatto qui. Ok, qui su scolora gli diamo invece un grigio più scuro e andiamo a mettere tutto quanto al 100%. Qui gli diamo il contorno, okay, e gli diamo un'insenatura profonda, vedete che è questo qui. Fatto questo, gli diamo ok. Ora, cosa importante per creare questo successivo effetto è andare a rasterizzare il tutto, quindi selezioniamo tasto destro rasterizza stile di livello, altrimenti potrebbe capitare che l'effetto che andiamo a fare dopo non lo prende. Ora andiamo su filtro, galleria filtri, e vedete che andiamo qui su schizzo e abbiamo effetto cromatura. Lo vedete? Eccolo qui. Qui potete decidere l'effetto della cromatura da dargli. Vedete? Andiamo a dare una sfumatura media, dettaglio, gli diamo così e gli diamo ok. Ecco, fatto, vedete già questo effetto abbastanza che si intravedono tipo gli specchi, diciamo, dell'acqua, i riflessi dell'acqua. Ok, fatto questo andiamo su filtro, fluidifica.
Sul filtro fluidifica prendiamo lo strumento Altera e vedete che noi andiamo ad alterare in questo modo tutte le parti, vedete, che abbiamo disegnato, in modo che sarebbe tipo l'acqua che scorre. Andiamo qua e prendiamo, vedete, questa goccia che abbiamo creato e andiamo a lavorare dentro e passiamo, vedete, su ogni cosa. E vedete, andiamo a toccare tutte le parti dritte. Fatto questo, gli diamo ok. Ecco fatto, vedete, abbiamo questo effetto un po' più mosso. Ok, successivamente ci duplichiamo questo livello e nascondiamo il livello iniziale. Andiamo qui su immagine, regolazioni, luminosità e contrasto e andiamo a togliere, vedete, un po' di nero che c'è all'interno di questo effetto. Vedete, dobbiamo creare, quindi andare a lavorare di più sulla luminosità e gli diamo la luminosità al massimo. Ok, andiamo sempre su immagine, valori tonali e qui andiamo ancora di più, vedete, a schiarire di più il nero in questo modo, vedete, e gli diamo ok. Fatto questo, su questo livello andiamo ad applicare una sovrapposizione colore. Sovrapposizione colore e gli andiamo ad applicare un bel verde acqua, che quindi dovrebbe avvicinarsi vicino al blu in questo modo. Gli diamo ok, ok, e qui gli andiamo a dare un colore scherma. Ok, lo vedete già l'effetto, si vede. Se voi volete, l'importante, vedete, andare a scurire in questo modo il blu e gli diamo ok. Ecco qua, vedete, questo è l'effetto acqua. Poi creiamo un nuovo documento sopra questo e qui possiamo giocare con le sfumature. Gli diamo un blu e qui gli diamo un celeste in questo modo. Andiamo qui sul secchiello, andiamo a mettere sfumatura e andiamo a dargli, vedete, questa sfumatura. Ok, fatto questo, qui gli possiamo andare un filtro ombra esterna e dare in modo che l'acqua sia poggiata. Qui vedete, gli spostate l'effetto, poi andiamo su ombra interna in modo, vedete, che gli date in questo modo. Qui gli date sempre un blu, non il nero. Qui abbassate un po' l'opacità e eccolo qui il nostro effetto stile acqua. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao.